Giovedì 14 dicembre 2017 sono stati registrati i nuovi appuntamenti del Trono Ver. Eccoci con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni sul dating show di Canale 5. A grande sorpresa, ieri pomeriggio 14 dicembre 2017, sono state registrate le nuove puntate del Trono Ver. A quanto pare, la pausa natalizia è stata rinviata di una settimana. Ma cosa è successo in studio? Nei paragrafi sottostanti scoprirete tutti gli spoiler. Trono Ver, Gemma fa una sorpresa a Giorgio nello studio Elios di Roma. Sono accaduti diversi colpi di scena. Inizialmente, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato riassuntivo di quello che è accaduto la settimana precedente tra Gemma, Giorgio e Anna Tedesco. Poi, è stato trasmesso un RVM post puntata che mostra l'ennesimo sfogo della Galgan. Quest'ultima, è più che certa, che il gabbiano toscano prova ancora un forte interesse nei suoi confronti. Inoltre, ha affermato che se il cavaliere le proponesse di rimettersi insieme, lei gli direbbe immediatamente di sì. Dopo qualche istante, la regia ha mandato in onda un altro video, che mostra la sorpresa che la direttrice di sala ha organizzato per il suo ex fidanzato. Secondo le anticipazioni del parterre senior, Gem si è presentata nel camerino del Manetti e lo ha addobbato con tantissime stelle, dolci e altre decorazioni. Uomini e donne, la frase spiazzante della Galgani stupisce tutto il pubblico ovviamente, il diretto interessato è rimasto stupito di questa iniziativa della Galgani e in studio, ha ammesso che gli è piaciuta molto. A quel punto, Tina Cipollari ha preso la parola e subito è scoppiata una grossa discussione con James. Anche il suo ex Marco Firpo ha deciso di dire la sua opinione, facendo delle battute poco carine nei confronti della dama torinese. Dopodiché, Giorgio è entrato da dietro le quinte e si è posizionato al centro del parterre. L'uomo ha nuovamente ribadito di essere rimasto senza parole di quella sorpresa, nonostante questo, è rimasto fermo sulla sua decisione. Infatti, sta continuando a conoscere Maria Gabriella, una 43enne, che si qualche settimana fa si è presentata al Trono Ver per conoscerlo. Poi, un'altra dama ha accusato il fiorentino di aver baciato Gemma nel corso dell'ultima registrazione. A quel punto, è intervenuta la De Filippi per spiegare cosa è successo. Quindi, ha mandato in onda un RVM, che mostra il ballo tra Manetti e la Galgani con l'audio accesso. Quest'ultima, mentre abbracciava il suo ex, gli ha detto questa frase: un ultimo bacio e poi posso anche morire. Ovviamente queste affermazioni hanno lasciato tutto il pubblico di sasso. Giorgio Manetti, uomini e donne, Gemma Galgani. Giovedì 14 dicembre 2017 sono stati registrati i nuovi appuntamenti del Trono Ver. Eccoci con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni sul dating show di Canale 5. A grande sorpresa, ieri pomeriggio 14 dicembre 2017, sono state registrate le nuove puntate del Trono Ver. A quanto pare, la pausa natalizia è stata rinviata di una settimana. Ma cosa è successo in studio? Nei paragrafi sottostanti scoprirete tutti gli spoiler. Trono Ver, Gemma fa una sorpresa a Giorgio nello studio Elios di Roma. Sono accaduti diversi colpi di scena. Inizialmente, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato riassuntivo di quello che è accaduto la settimana precedente tra Gemma, Giorgio e Anna Tedesco. Poi, è stato trasmesso un RVM post puntata che mostra l'ennesimo sfogo della Galgan. Quest'ultima, è più che certa, che il gabbiano toscano prova ancora un forte interesse nei suoi confronti. Inoltre, ha affermato che se il cavaliere le proponesse di rimettersi insieme, lei gli direbbe immediatamente di sì. Dopo qualche istante, la regia ha mandato in onda un altro video,
che mostra la sorpresa che la direttrice di sala ha organizzato per il suo ex fidanzato. Secondo le anticipazioni del parterre senior, Jem si è presentata nel camerino del Manetti e lo ha addobbato con tantissime stelle, dolci e altre decorazioni. Uomini e donne, la frase spiazzante della Galgani stupisce tutto il pubblico ovviamente, il diretto interessato è rimasto stupito di questa iniziativa della Galgani e in studio, ha ammesso che gli è piaciuta molto. A quel punto, Tina Cipollari ha preso la parola e subito è scoppiata una grossa discussione con James.